Troviamo Francesco Manon nell'allenamento della 18, prepari e hai detto ci diamo una mano a Vicenza, no a Vicenza, a vicenda con i tre quarti. Come sono questi ragazzi? Questi ragazzi sono bravi, lavorano veramente bene, ovviamente si parla sempre di ragazzi, quindi bisogna tanto stimolarli, però sono assolutamente ragazzi volenterosi e con voglia di far bene e soprattutto voglia di stare insieme fin da subito, questo almeno da fuori abbiamo notato, quindi sono stato loro il primo segnale veramente importante di questa unione. Senti, in quanti ti rivedi di loro alle prime armi, te alla 18, anche se naturalmente il segmento di Francesco Menon era notevole, la tua carriera poi lo ha attestato, ma quanto ti rivedi nella passione, magari in degli errori, però la stessa voglia magari di stare insieme? Ma se devo dire, magari ai nostri tempi ci si avesse avuto diciamo un numero così alto a tutti gli allenamenti, comunque è un grande stimolo, lo riconosco, e essere più di 50 ragazzi agli allenamenti è un grande stimolo per loro, perché c'è della sana competizione, però sì, io penso che il ragazzo che ero, diciamo, non se n'è mai andato, perché ancora mi piace giocare e l'attitudine rimane sempre la stessa, quindi sì, mi ci rivedo, ma mi ci rivedo tuttora perché mi piace proprio questo gioco. Sì, e lo fai ancora molto bene. Ti ringrazio. Senti, poi ti rilascio agli allenamenti. Mi hai detto, vi aiutate a vicenda. Chiaro, come te aiuti loro, la tua esperienza, i tuoi skills. Che cosa aiutano loro te? Te l'ho detto, mi hanno aiutato molto a capire l'unione senza, come ti posso dire, ma hanno trovato subito un'unità, bisogna essere riconoscenti che si aiutano molto a vicenda queste nuove generazioni, e quindi sì, in primis questo, poi lo vedremo strada facendo, il primo anno, e c'è tanto da fargli imparare, ma c'è anche qualcosa da imparare noi da questi ragazzi. Allora si può dire buon lavoro coach. Grazie. Grazie.